Vedi, papà, per noi il fondatore è importante. Sì, ho capito. Però vedi, alle volte ho come la sensazione che il fondatore sia addirittura più importante di Dio. Beh, Beh, no, scusa, questo. qui è nato, qui è vissuto, ha detto questo, ha detto quello, pregava tanto, era il più caritatevole, il più umile, il più pio. Sì, papà, certo che però tu esageri sempre, eh. Sì, in effetti te lo concedo, a volte forse ci facciamo prendere un po' la mano, questo sì. Il Ecco, bravo. fatto è che Francesco Caracciolo per noi è un po' il capofamiglia, e quindi per tutti noi suoi figli quello che lui ha detto o fatto ha un sapore particolare. No, scusa, non so se te ne sei accorto, ma io è da 30 anni che sono il tuo capofamiglia. Però quello che io ho detto e fatto mi sembra non ti abbia mai impressionato più di Sì, tanto, papà, però tu ti sottovaluti, eh. E poi, diciamola tutta, tu non hai mai fatto miracoli. Il nostro fondatore sì. no? Ma che fai, sfotti? Non oserei mai. E poi, beh, sai, San Francesco è anche il patrono dei cuochi. Papà, Questa non fa tanto ridere, tu sai dove è Villa Santa Maria? eh? No, perché? La figura di San Francesco Caracciolo come santo, come protettore spirituale per la categoria dei cuochi di Villa Santa Maria proviene già dalla fine del 1800. Ecco, questo è il documento originale in latino emesso dalla Congregazione del Culto Divino, che ufficializza San Francesco Caracciolo a patrono dei cuochi d'Italia. Certo, questo documento è datato 26 marzo 1996 perché è la data dell'ufficializzazione di San Francesco Caracciolo. Avere San Francesco Caracciolo come patrono dei cuochi è il massimo che un cuoco può avere, perché ci protegge durante la giornata e durante la vita. Per noi è sempre una fonte di speranza, perché il cuoco lavora sempre, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, Pasqua, Natale, tutte le feste. Per noi San Francesco è tutto. Siamo di fronte alla casa nativa di San Francesco Caracciolo, il Castello dei Caracciolo. Qui il nostro santo nacque il 13 ottobre 1563. Qui visse i suoi primi 22-23 anni. Questa casa, agli inizi del 1924-25, fu riacquistata nella parte verso il nord dai parrocchiani di Villa Santa Maria per farne un asilo, un centro di attività catechistica, un centro di aggregazione per tutto il paese. Alle mie spalle il luogo certamente più significativo del Castello dei Caracciolo al cui interno ci troviamo. È il sottoscala nel quale all'età di 22 anni, colpito da malattia mortale, probabilmente la lebbra, il giovane Ascanio chiede di essere isolato. Siamo di fronte al monumento inaugurato nell'agosto del 2002 in onore di San Francesco Caracciolo, l'uomo di bronzo. L'opera è del maestro Alfredo Vismara ed è una bella sintesi dal punto di vista artistico e religioso della spiritualità del nostro santo. Una delle caratteristiche belle di Villa Santa Maria è che ci si incontra spesso e si fraternizza, soprattutto in questo periodo in cui ci sono tanti rientri, persone di tutte le età e di tutte le provenienze. Siamo in Agnone,
qui la sera del 4 giugno 1608, vigilia del Corpus Domini, San Francesco Caracciolo ha concluso la fase terrena della sua vita. Sembra ancora di avvertire la risonanza delle sue parole ultime, testamentarie. Muoio contentissimo in questa casa della Beata Vergine Maria, fatto certo da tanti segni che lei non scaccerà la misera anima mia. Mi accosto con trepidazione di figlio a quest'urna di San Francesco Caracciolo che segna il culmine di tante attività svolte nei primi anni 60 per celebrare adeguatamente il quarto centenario della nascita di San Francesco Caracciolo. Già tra i villesi, sia quelli qui residenti sia quelli sparsi nel mondo, la devozione a San Francesco era sviluppata, ma in quegli anni ebbe un grande incremento. Quest'urna, confezionata in quell'occasione e contenente un braccio di San Francesco Caracciolo, il resto del corpo è conservato in Napoli, è un po' come il centro ideale della figura del santo. Sono nata qualche anno fa in questo splendido paese che molti dicono che somiglia a un presepe. Qui è nato anche il nostro San Francesco Caracciolo. Noi l'adoriamo, lo veneriamo e siamo orgogliosi di essere cittadini di Villa Santa Maria. Abbiamo fatto tardi, la mamma sta già dormendo. Riparti domani mattina? Eh sì. Ti accompagno io in stazione. Grazie papà. Senti, ma allora ti è un po' più chiaro quello che faccio, perché lo faccio, eccetera, eccetera? Sì. Sì. Nulla da aggiungere. Sì, una cosa soltanto. Che sono contento per te. Sai bene che non ho mai digerito del tutto la tua decisione di farti prete. E sai anche che della tua nuova famiglia, voglio dire i Caracciolini, e del tuo fondatore, nonché capo famiglia Ascanio, detto Francesco, non è che me ne sia importato tantissimo. E questo lo sappiamo benissimo. Beh, mi sono sbagliato. Anzi, l'idea che tu abbia scelto di stare con gente così mi piace. Oddio, se diventavi un calciatore o un cantante famoso forse era meglio. Però nella vita bisogna anche sapersi accontentare. Dai papà. Ah, dai, ma sto scherzando, sei peggio di tua madre. A dormire adesso. Allora domani. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Se il Signore ancora mantiene in vita questa piccola comunità religiosa, noi crediamo che sia perché essa ha qualche messaggio, qualcosa da dire anche alla Chiesa di oggi e al mondo di oggi. La nostra regola, la nostra vita è stata ideata e pensata in un'epoca storica lontanissima dalla nostra, lontanissima dalla mentalità attuale. Allora i ritmi della vita civile erano scanditi dai ritmi dei conventi, ora è al contrario. La preoccupazione è quella di mantenere una fedeltà creativa al nostro carisma in un impegno generoso, forte per le persone, per le comunità e per la gente.